Se si lascia da parte la paura iniziale, riesce a risultare esilarante l'avventura accaduta a Francesca Cipriani dal Torio, ex vincitrice del reality La Pupa e il Secchione. Dopo essere finita sui quotidiani di cronaca rosa per una serie di motivazioni che nulla hanno a che vedere con la sua carriera, la simpatica showgirl ha raccontato ai suoi fan di essere stata al centro di una vicenda a tratti surreale. In questi giorni, Francesca è in vacanza a Ibiza, dove sta trascorrendo questo inizio d'estate. Il 9 luglio scorso, di ritorno da una serata in discoteca, la Cipriani ha tentato come ogni sera di rientrare in albergo per riposarsi. Nella sua camera, però, ha trovato ad attenderla una sorpresa. Un uomo, presumibilmente suo fan, si era introdotto nella stanza in questione e, dopo essersi liberato degli abiti, aveva pazientemente atteso il ritorno di Francesca. In mutande. È proprio così che la Cipriani, ex nemica di Elisabetta Gregoraci, l'ha sorpreso al suo rientro in albergo. Vestito con un paio di aderent, i boxer neri, l'uomo aveva pensato di farle una gradita sorpresa attendendola al suo ritorno. Peccato che le cose non siano andate esattamente come sperava. Scortato fuori dal servizio di sicurezza, pur se divertita al punto da essere riuscita a scattare delle foto che ha poi pubblicato su Facebook, Francesca ha avvertito il servizio di sicurezza dell'albergo che si è affrettato a liberarla dell'ingombrante ospite. L'uomo, che nelle foto sfoggia un'espressione impagabile, ha tentato di spiegare l'accaduto per poi essere scortato all'esterno. Incredula, la Cipriani ha commentato: "Ma è possibile rientrare in albergo e trovare uno sconosciuto che dorme sul tuo letto? Tutte a me." E, in effetti, è impossibile darle torto. Difficilmente ci siamo ritrovati di fronte a un episodio analogo, con tanto di foto pubblicate sul web. Con spirito di adattamento e la simpatia che la contraddistingue, Francesca è riuscita a trasformare quest'incidente in un aneddoto divertente, da raccontare ad amici e fan. In futuro, però, meglio avvertire prima di improvvisare sorprese di questo tipo. Ha rifiutato Balotelli e non potrebbe certo accontentarsi di avere di meno. Chi se ne frega.